Ci troviamo in un paese dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino e siamo a 200 metri sul livello del mare. Benvenuti a Fermignano. Fermignano è una cittadina di 8.500 abitanti, che è il terzo polo industriale della nostra realtà ed è una di quelle realtà più produttive e più frizzanti di tutta la provincia di Pesaro. Ha come caratteristica quella di avere come natio Donato Bramante, due manifestazioni storiche che sono Palio della Rana e soprattutto anche il biciclo ottocentesco. Fermignano è una città dinamica, appunto, soprattutto anche una città inclusiva. All'interno infatti ha una manifestazione molto importante che si chiama Popoli in Festa, che cerca e che raccoglie tutte le etnie che sono presenti all'interno del nostro territorio, che per giorni festeggiano in piazza facendosi conoscere con cibo, arte e musica. Vi aspettiamo quindi per assaggiare le nostre eccellenze gastronomiche, per vedere e visitare soprattutto le nostre bellezze naturalistiche e per godere dei nostri pali e dei nostri tornei storici. Io sono Beatrice. Io sono Federica. E insieme vi accompagneremo alla scoperta di Fermignano. L'origine romana di Fermignano è un'ipotesi che risale al 600, collocato in una posizione strategica sul fiume Metauro. Ciò che è certo è che la fondazione del paese è da far risalire all'iniziativa del conte Antonio di Montefeltro, che, alla fine del XIV secolo, fece sorgere il castello di Fermignano. Uno dei luoghi sicuramente più suggestivi del paese è il ponte romano di Fermignano. Circa a metà del ponte si trova una piccola edicola votiva eretta per volere di Federico da Montefeltro intorno alla metà del XV secolo. È possibile che la torre, così come il ponte, sia stata costruita nel Medioevo sulle fondamenta di una precedente struttura di epoca romana. L'edificio è visitabile all'interno, dove è conservato un modellino ligneo della cupola di San Pietro per celebrare il grande architetto Donato Bramante. Tra i vicoli del centro storico venne edificata nel 1514 la chiesa di Santa Veneranda. La struttura subì notevoli danni a causa del terremoto del 1781. La riserva naturale statale Gola del Furlo è un luogo in cui, insieme, lo splendore di storia e natura investono di ricchezza inaudita il paesaggio. La Gola del Furlo sorge lungo l'antica strada Consolare Flaminia, tra il Monte Pietralata e il Monte Paganuccio. In prossimità della gola, l'imperatore Vespasiano fece scavare una galleria detta Saxa Intercisa. Accanto ad essa si trova un varco di epoca etrusca e una chiesa detta Della Butte. Ciao, sono Giulia e oggi vi presenterò un piatto tipico del Montefeltro, che è il piccione con la riempitura. Iniziamo la preparazione. In cucina si lavora con le mani. Mettiamo il macinato, subito un pizzico di sale e pepe, un filino d'olio. Internamente al piccione ci va solo la maggiorana. Il rosmarino e la salvia servono per la parte esterna. Aglio. Prendiamo il parmigiano, un po' di pane grattugiato e l'uovo e cominciamo a mischiare la polpetta. Iniziamo a riempire, prendiamo la polpettina, la allunghiamo un po' e ce la infiliamo dentro. Poi un pochino di pancetta, il grasso necessario a cuocere senza bruciare. A metà cottura lo possiamo sfumare con una birretta che gli dà un po' quel profumo di buono. Sono Andrea e con la mia famiglia gestisco dal 2008 il birrificio e l'agriturismo Il Mulino Vecchio.
coltiviamo circa 5 ettari di terreno col nordo per coltivare le nostre birre. Produciamo 5 tipologie di birre in bottiglia, che sono la Fanfarona, che è una birra bionda, una classica pilsner, un'ambrata che si chiama La Bella, una rustica con un malto caramellato, che è una birra russa, e l'unica che facciamo, diciamo, in stile belga è una triplo malto con il coriandolo, le bucce d'arancia e il bergamotto. Facciamo anche una birra stagionale, solo nel periodo, diciamo, da dicembre a gennaio, che è una birra fatta con le castagne. Produciamo anche nel locale una diversa tipologia di birra, che sono a bassa fermentazione, alla spina, una bionda e un'ambrata. E come dice un proverbio irlandese, in paradiso non c'è la birra, ed è per questo che beviamo qui. Venite a Fermignano a bere le nostre speciali birre. Alla salute! Chi beve birra campa 100 anni.